Dicevo, l'ultimo anche aspetto relativo alla capacità di accompagnamento dell'intero sistema paese all'estero come vettore della politica estera, questo è un concetto che in gergo geopolitico è noto come soft power, o se vogliamo italianizzare l'espressione proprio potenza morbida, cioè quella capacità particolare di persuasione, di far valere i propri interessi all'estero da parte di un paese attuando una serie, diciamo, di strumenti coordinati tra di loro che prevedono l'aspetto ovviamente economico, quello culturale, più quello più strettamente istituzionale. Non so se il ministro Terzi, chiamato, diciamo, ex ministro Terzi, onorevole Terzi, chiamato in causa già all'inizio, vuole aggiungere qualcosa su... Grazie, no, io ringrazio l'amico Luigi Medras per le troppo generose espressioni. Lui guida una direzione generale che è considerata, diciamo, uno dei due fondamentali pilastri della Farnesina, insieme alla direzione generale sistema paese, ma ha il vantaggio in come anche la direzione, a parte che avete visto la grande competenza, precisione e anche linea intellettuale, molto colpito, poi ci tornerò su un attimo se parliamo di Libia e di Mediterraneo, perché è un tema molto forte, molto decisivo in questo aspetto, vedere nella diplomazia globale la direttrice dei diritti umani e dello Stato di diritto. Non si può immaginare nessun tema, adesso è così discusso, così polemico, così duro il confronto anche interno ai nostri paesi sul TTIP, ad esempio l'integrazione, la creazione di un grande mercato integrato euro-americano. Ma se guardiamo i grandi negoziati macro-regionali, ormai essendo congelato il negoziato di Doha 3 per le ragioni che conosciamo, i negoziati macro-regionali lanciati perlomeno dall'Unione Europea, dal mondo nordamericano, puntano a accertare l'esistenza, perlomeno in divenire, di regole di comportamento che sono direttamente collegate e radicate nella realtà istituzionale, nella realtà sociale, nella realtà politica dei paesi con i quali noi vogliamo approfondire gli scambi, gli investimenti. Quindi questo riferimento, questo collegamento dei temi globali, che sono di fondamentale rilevanza, se pensiamo che, scusate, non voglio fare discorsi tristi, ma se pensiamo che ai ritmi attuali di emissioni di CO2, se la Cina proseguisse con questo andamento, raggiungesse il livello pro capite americano nei prossimi 50 anni, com'è possibile? Avremmo 50 volte in più di emissioni di CO2 se non venissero controllate, l'umanità sparirebbe in 100-150 anni. Quindi questo tanto per dare la dimensione di cosa vogliono dire i negoziati globali, ancora ben al di là e al di sopra della gestione di crisi pur dolorosissime e difficilissime da affrontare. Ma ecco, questo aspetto della diplomazia globale, dell'entrare su questi temi, di creare una cultura nel paese, perché ci vuole un grande sforzo di conoscenza all'interno dei nostri paesi per portarli a diversificare le economie in modo drasticamente veloce. Bisogna cambiare il modello di sviluppo in modo drammatico, di produrre, di consumare, se vogliamo sopravvivere, perché fra che ci sia una sopravvivenza garantita nelle prossime 4-5 generazioni. Ecco, quindi questa globalità di aspetto molto importante, sono anch'io d'accordo, la distinzione classica fra multilateralismo e bilateralismo ha inondato gli studi del Ministero degli Esteri, di chi si occupava di diplomazia negli ultimi almeno 50 anni, continuerà ad esserci. Noi abbiamo cercato, la Farnesina ha cercato di superarla, anche del mio predecessore Franco Frattini, con una riforma basata sul sistema paese, che ha prodotto appunto la direzione generale del sistema paese. Io penso che Luigi Marras sarà molto felice dalla lettura dell'ultimo rapporto Censis, che inizia proprio dicendo basta parlare di sistema paese, perché sono soprattutto i corpi intermedi oramai delle nostre società avanzate che entrano nei meccanismi. Non c'è più un sistema basato sui 10 centri di
governo a livello istituzionale, 10 ministeri, 4 categorie confindustriali, eccetera. Persino questo concetto in una realtà globale è superato da quello che stiamo vivendo e che non ci tornerà la stessa seconda. Grazie. Bene, ringrazio l'ex ministro dell'Università di Sant'Agata per la puntualità dell'intervento e direi per continuare su questa linea di erosione, in realtà di quanto avevo detto all'inizio, passo la parola al generale Vincenzo Camporini, il cui intervento si intitola proprio Multilateralismo e bilateralismo, una falsa autonomia. Prego, signor generale. Falsa antinomia. Io sono molto più fortunato del ministro Mazza perché non ho nessun collega generale che mi può criticare dal punto di vista, sono un privilegiato. Sono anche privilegiato perché, essendo diciamo, con una cultura di base estranea a questi temi, cultura che mi sono dovuto costruire nella fase finale della mia carriera, sono arrivato con occhi vergini da un lato, che permettono qualche volta di vedere delle crepe nei muri che chi ci vive da sempre non vede, e anche con il fatto che mi si guarda con una certa indulgenza, quindi posso permettermi di dire anche delle sciocchezze, perché ovviamente vengono da chi non è del mestiere. Ora, sul tema del bilateralismo e multilateralismo, io sono rimasto sempre molto perplesso, perché per me si tratta di due metodi, di due sistemi di agire che non hanno nessun valore etico di per sé, mentre in realtà nel mondo più ampio io vedo che questo valore etico viene assegnato, cioè come se il multilateralismo, per me mi riferisco al dibattito anche di qualche anno fa, sia di per sé più nobile del bilateralismo, perché coinvolge di più, è più democratico, è più aperto, mentre il bilateralismo puzza un po' di zolfo, sono quelle alleanze che in qualche modo cercano di separare, di dividere, di permettere comportamenti più egoistici. Ora, io credo che questo sia veramente una ideologizzazione che qualche volta può essere fuorviante. È chiaro che la legittimità internazionale scaturisce da un concerto ampio, e che non può essere certo il rapporto bilaterale tra Italia e Francia, o tra Italia e Israele, o Italia e Giappone, ma è altrettanto chiaro che i due metodi devono intersecarsi. Cioè non è pensabile ottenere dei risultati in ambiente globale, multilaterale, se non c'è una preventiva elaborazione a livello piccolo, a livello regionale innanzitutto, e ancora più nel dettaglio a livello bilaterale. Questo mi viene dall'esperienza mia professionale. Noi siamo parte della NATO, siamo parte dell'Unione Europea, anche per quanto concerne la questione purtroppo così fragile della difesa e sicurezza comune, e in quanto tale io ho partecipato ampiamente a tutte queste attività. Ora, era chiaro che il risultato si otteneva a Bruxelles in ambito NAC, in ambito multilaterale, ma è altrettanto chiaro che se noi ci si parlava prima a livello bilaterale, la nostra posizione poteva essere la più intelligente, la più lungimirante, la più illuminata, non trovava ascolto. Se non c'era questa preparazione iniziale, fatta a livello direi quasi personale. Per questo io ho sempre coltivato un tipo di rapporto con i miei colleghi degli altri paesi che ci permettesse di preparare le cose in modo tale da arrivare poi al tavolo comune, al tavolo multilaterale, dove queste cose erano già state in qualche modo assorbite, recepite e venivano ratificate senza nessun problema, ottenendo quella legittimazione multilaterale che non avrebbero avuto se non ci fossero questo passaggio. Potrei citare numerosi esempi, me ne viene in mente uno dove non abbiamo attuato questa attività bilaterale preventiva e non abbiamo ottenuto il risultato che secondo noi era quello da conseguire. Stiamo parlando di Afghanistan, stiamo parlando di un dibattito molto acceso che ci fu a un certo punto, perché
si voleva coinvolgere la NATO in quanto tale nella lotta al narcotraffico, cosa che secondo noi era totalmente al di fuori del mandato della missione ISAF e comunque al di fuori del mandato di una missione militare. Ora, la nostra posizione, ripeto, era a mio avviso molto chiara, molto corretta, molto valida. Non c'è stata la spinta politica alla preparazione del dibattito, con il risultato che noi siamo presentati poi a Budapest alla ministeriale che trattava del tema, con un pezzo di carta molto bello, molto elegante, molto logico, che è stato messo in un cestino, perché gli altri paesi che avevano attuato invece questa attività preventiva a livello bilaterale e trilaterale avevano preparato una posizione che non era perfettamente coincidente con la nostra e che abbiamo comunque dovuto digerire proprio in virtù del fatto che ci siamo trovati a un tavolo in minoranza. Ora, questo per dire che dobbiamo avere un sano equilibrio, un pragmatico equilibrio tra i due atteggiamenti. Dobbiamo essere consapevoli che da soli non possiamo combinare nulla, dobbiamo farlo insieme ad altri, e per farlo insieme ad altri dobbiamo avere questo tipo di relazione che in qualche modo non deve essere contrapposta al multilateralismo, ma deve favorirla. Io ricordo che il tema divenne particolarmente caldo quando ci fu la crisi irachena, la decisione americana di invadere l'Iraq nel 2003, il dibattito sul fatto che non era più l'alleanza ma era la missione che determinava la coalizione, e quindi, se vogliamo, un dibattito nato negli Stati Uniti, l'opposizione del multilateralismo che vedeva il coinvolgimento delle grandi organizzazioni e il bilateralismo del rapporto tra Washington e i singoli alleati. Trovo che questa contrapposizione messa in questi termini sia stata esiziale e abbia portato a situazioni assai sgradevoli, tant'è che la NATO si spaccò. Vi ricorderete quello che accadde per quanto concerne l'invasione dell'Iraq, dove ci furono i due partiti, diciamo, con una frattura nella NATO che secondo me non si è ancora sanata. Oggi come oggi noi abbiamo, io ne sono convinto purtroppo, dei problemi di solidarietà all'interno della NATO che non riescono a permettere un'azione coerente, credibile, che funzioni da reale plasmatore della realtà. Quello che sta accadendo oggi per l'Ucraina è evidente, ci sono posizioni diversificate, non possiamo dire che ci sono due partiti, ma ci sono posizioni diversificate tra chi vede una contrapposizione strutturale, storica, tra il mondo russo e il mondo occidentale e chi invece crede che questa contrapposizione non esista e debba essere in qualche modo ricercata un dialogo che in qualche modo sani quelle discrepanze, quelle divergenze che purtroppo ci stanno portando, non dico una nuova guerra fredda, ma secondo alcuni sì, quando appunto il mondo, alcuni pensatori del mondo anglosassone si hanno portato a una nuova guerra fredda. E questo origina appunto da questa contrapposizione fra i due metodi, perché sono stati visti non tanto come metodi, ma quanto come posizioni ideali filosofiche. Non deve essere così, sono dei metodi di interpretazione che devono essere integrati pragmaticamente e che sono indispensabili. Troppo spesso l'Italia si è trovata, io parlo del mondo militare, si è trovata isolata in alcune posizioni, si è trovata priva dell'appoggio di altri paesi, pur su questioni che erano di una logicità chiarissima, perché non c'era stata questa azione preventiva. Dobbiamo imparare a farlo, ripeto, in modo coerente, in modo non egoistico, ma in modo strategico, in modo tale che le nostre posizioni poi possano essere in qualche modo recepite e digerite in un ambito più ampio e quindi ottenere quella legittimazione che tutti quanti cerchiamo. Grazie. Grazie, signor generale.
per aver mostrato in questo intervento in modo, credo, abbastanza diretto come in questa dialettica multilateralismo-bilateralismo emerga poi un problema di fondo, che è quello della sovranità di un paese, cioè come un paese, qual è il modo migliore attraverso cui un paese fa valere all'estero la sua capacità decisionale. Rispetto a quello a cui faceva riferimento, a quella frattura interna alla NATO non ancora ricomposta, forse si può anche aggiungere che si tratta di una situazione aggravata dall'allargamento stesso della NATO, che porta, come dire, sul piatto istanze ancora più diversificate forse rispetto a quella che era la situazione dell'invasione dell'Iraq. Ma in ogni caso credo sia un elemento abbastanza condiviso questa necessità, per l'appunto, di contemperare le due esigenze, cioè di concepire in questo caso il bilaterale proprio come accompagnamento del multilaterale. Ed è un tema che si presta perfettamente anche al prossimo intervento del professor Raffaele Carin, professore di diritto internazionale presso l'Università Sapienza di Roma, che parlerà dell'Italia e della riforma del Consiglio di Sicurezza, dove anche qui, mi correggerà se sbaglio, la caratteristica principale è il fatto che l'Italia non voglia altri membri permanenti nel Consiglio di Sicurezza, ma più rappresentanti di organizzazioni regionali o appunto di ambito multilaterale, come appunto l'Unione Europea. Prego, professore. Grazie per la parola, grazie anche per l'invito. Prima di entrare, diciamo, nella vicenda della riforma del Consiglio di Sicurezza, voglio dire che ho apprezzato molto gli interventi che mi hanno preceduto. Il generale Antonini si chiedeva, anzi spronava ad imparare ad avere un approccio, diciamo, integrato, ma sono completamente d'accordo, ma per farlo c'è bisogno di continuità nella leadership politica. Come sappiamo, negli ultimi due anni si sono alternati ben 5 ministri degli affari esteri, e c'è bisogno di risorse, e il bilancio degli esteri credo che sia poco superiore allo 0,2% del nostro PIL, incomparabile con quello degli altri paesi occidentali, che è 5 volte, 10 volte superiore come proporzione. Molto interessanti anche gli spunti offerti dagli interventi dell'ambasciatore Tedeschi e del ministro Mavras. In particolare vorrei ricordare che nell'ambito della cooperazione internazionale, ormai dagli anni '80, si parla, ed è una pratica ormai consolidata, di cooperazione cooperazione multibipolare, che è una tecnica, una metodologia particolare di cooperazione che vede il rapporto bilaterale fra Stato donante e Stato beneficiario inquadrato nell'ambito di un ente internazionale che offre, diciamo, il proprio know-how, quindi dà attuazione a questo progetto che è stato pensato in maniera, diciamo, bilaterale, secondo un approccio inizialmente bilaterale, ma che poi in qualche modo trova la propria attuazione in una modalità multilaterale. E del resto quello che voglio dire è che quando, come abbiamo anche sentito nell'intervento del ministro Mavras, una politica estera di un paese diventa anche una politica estera giuridica, cioè ispirata a determinati valori, che sono gli stessi valori delle organizzazioni internazionali nelle quali tale politica estera trova anche manifestazione, è chiaro che questa identità di quelli che io chiamo i valori positivi, no, del diritto internazionale contemporaneo, genera in maniera quasi necessaria questa integrazione fra l'azione di politica estera che guarda anche agli interessi particolari, ma di un quadro
valoriale giuridico preciso e l'azione delle organizzazioni internazionali. Molto interessante anche lo spunto sull'Africa subsahariana. A tal proposito, dato che questo incontro serve, a mio parere, a dare spunti, a fare piccole provocazioni, a guardare soprattutto al futuro, ricordiamoci che secondo i demografi delle Nazioni Unite l'Africa alla fine del XXI secolo sarà il continente più popoloso a livello globale, supererà addirittura l'Asia con più di 4 miliardi di abitanti. Adesso, senza farla troppo lunga e senza credere troppo in queste stime, è chiaro che il futuro del nostro paese, sotto ogni profilo, anche sotto il profilo delle aspettative lavorative, professionali dei nostri giovani, sarà determinato dal nostro rapporto con l'Africa e in particolare con i paesi dell'Africa subsahariana, che secondo gli ultimi dati sono i paesi a livello globale che hanno un maggior tasso di crescita economica negli ultimi anni. E qui, quindi, appare importante l'altro auspicio dell'intervento introduttivo, quello di non guardare soltanto alla singola crisi, ma guardare alle dinamiche prevalenti delle relazioni internazionali, proprio per poter avere una politica estera che si inquadri ovviamente in un contesto multilaterale, ma che non sia occasionata da singole situazioni conflittuali, di crisi, eccetera, ma sappia guardare lontano. Lo stesso cercherò di fare affrontando in maniera ovviamente non canonica, non cattedratica, il problema della riforma del Consiglio di Sicurezza. Vale a dire, lo farò guardando non al passato, è dal 1993 che si cerca di arrivare ad una riforma del Consiglio di Sicurezza. Io studio il Consiglio di Sicurezza dal 1999, quindi è come se fosse mia moglie, la mia fidanzata, ci parlo, ci dormo e via dicendo. Ma non guarderò al passato, guarderò al futuro, perché penso che anche il problema più difficile possa avere una soluzione. E allora, giustamente, chi mi ha introdotto faceva riferimento alla classica posizione italiana, contraria ad un allargamento verticistico del Consiglio di Sicurezza, ad un aumento dei membri permanenti, e quindi la nostra posizione contraria al gruppo dei cosiddetti G4, quindi la Germania, il Brasile, l'India e il Giappone, che sono i grandi pretendenti ad un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza. Posizione italiana che invece inizialmente proponeva l'introduzione di una nuova categoria, quella dei seggi semipermanenti, il cui mandato non sarebbe stato limitato ad un biennio, come richiede attualmente la Carta delle Nazioni Unite, ma che in qualche modo sarebbe stato in qualche modo possibile un secondo mandato. Quindi semipermanenti in questo senso, oppure nel senso che questi paesi avrebbero fatto parte di un elenco di 30 paesi individuati dall'Assemblea Generale in ragione di alcuni criteri obiettivi, paesi che potevano alternarsi più frequentemente nell'ambito di questa nuova categoria di seggi semipermanenti. Inoltre, la posizione italiana classica in qualche modo è assolutamente contraria all'estensione del diritto di veto agli eventuali nuovi membri permanenti. Quindi la posizione italiana è no a nuovi membri permanenti, è una posizione contraria alla perpetuazione in qualche modo del diritto di veto,
io qualche volta un po' scherzando lo chiamo la più pesante eredità storico-giuridica del XX secolo, e poi una posizione che cerca in qualche modo di introdurre una nuova categoria di membri semipermanenti che avrebbero appunto una durata maggiore di quelli attuali. Ebbene, sappiamo anche che l'Italia è stata capace negli anni, grazie questa volta a un'azione diplomatica efficace e continua, a creare un forte consenso fra stati medio piccoli all'interno delle Nazioni Unite, il famoso Coffee Club, adesso il gruppo Uniti per il Consenso, che rappresenta una minoranza di blocco che praticamente impedisce o finora è riuscita ad impedire una riforma verticistica del Consiglio di Sicurezza. Il punto però che voglio sviluppare molto sinteticamente è questo: stiamo attenti a, diciamo, considerare questa posizione come un feticcio giuridico, perché le relazioni internazionali, anche all'interno delle Nazioni Unite, anche con riferimento al Consiglio di Sicurezza, sono in continuo movimento. Facciamo riferimento soltanto, diciamo, dando qualche indicazione a tre fenomeni importanti: la caduta di Gheddafi, poi ci torneremo sopra. Gheddafi aveva tanti difetti, era sicuramente un criminale, ma in Africa era considerato una specie di Garibaldi, riusciva a fare in modo che l'Africa avesse una posizione univoca, e l'Africa conta, l'Unione Africana ha una membership attualmente di 54 stati, gli stati africani sono 55 perché c'è anche il Marocco che non appartiene all'Unione Africana, e quindi il gruppo africano costituisce anch'esso una minoranza di blocco all'interno delle Nazioni Unite, anzi, mi correggo, costituita, perché adesso Gheddafi non c'è più, e una delle conseguenze sistemiche più importanti della sua caduta, della guerra che la NATO ha fatto contro gli interessi italiani, è proprio questo: il fatto che, diciamo, l'Unione Africana non avrà probabilmente in futuro una posizione univoca, e quindi il G4, il gruppo di grandi potenze che cerca in qualche modo di arrivare all'adozione di una riforma che preveda l'aumento dei sedi permanenti, potrebbe avere gioco facile nel convincere gli stati africani a mutare la propria posizione del 2005, che era quella secondo la quale l'Africa avrebbe accettato l'introduzione di nuovi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza solo e soltanto se i due nuovi membri permanenti africani avessero avuto il diritto di veto al pari dei 5 membri permanenti appunto stabiliti dopo la Seconda Guerra Mondiale. E questa era una affermazione di principio che si deve alla leadership di Gheddafi, che adesso non esiste più. Il secondo fenomeno sul quale vorrei veramente in maniera rapida vorrei rivolgere l'attenzione è la crisi attuale del Consiglio di Sicurezza. Il Consiglio di Sicurezza non è più in grado di risolvere politicamente le crisi globali, ma ormai è diventata una specie di agenzia umanitaria che riesce a intervenire soltanto nelle crisi africane, e lo fa sempre più attraverso una militarizzazione del suo intervento. Ormai è evidente che è necessario un ampliamento del Consiglio di Sicurezza per dare al Consiglio di Sicurezza una maggiore legittimità democratica, ma anche per permettere al Consiglio di Sicurezza di avere un'azione più efficace. Faccio riferimento all'attuale membership del Consiglio di Sicurezza.
ci sono ben 6 matricole, o quasi matricole, cioè paesi che non avevano mai fatto parte del Consiglio di Sicurezza o che avevano fatto parte soltanto una volta del Consiglio di Sicurezza. La Lituania, il Lussemburgo, la Corea del Sud, la Giordania, il Ciad, il Ruanda, e non partecipano al Consiglio di Sicurezza paesi come Brasile, India, Germania, la stessa Italia, la Spagna e via dicendo. Ma veramente vogliamo pensare che un Consiglio di Sicurezza debole, nel quale partecipano paesi importanti, ma che non possono avere un ruolo significativo nell'ambito della soluzione di crisi geopolitiche come la Lituania o il Lussemburgo per l'Europa. La Lituania e il Lussemburgo rappresentano attualmente il continente europeo quali membri non permanenti nel Consiglio di Sicurezza. E lo stesso vale per l'Asia, Corea del Sud e Giordania. Quello che voglio dire è che probabilmente questo cambiamento nella composizione del Consiglio di Sicurezza è dovuto da una parte al tentativo delle potenze pretendenti a un membro permanente di fare un favore agli stati medio piccoli per avere poi il loro sostegno in Assemblea Generale. Ma quella d'altra parte, anche per chi come me ha sempre sostenuto, no, la proposta italiana, i principi che erano dietro a questa proposta, anche per me nasce un problema di efficacia dell'azione del Consiglio di Sicurezza. Come fa il Consiglio di Sicurezza a risolvere le crisi importanti se mancano queste grandi potenze al suo interno, se tutto si risolve in una dialettica, si ricordava prima, quasi da guerra fredda fra Putin e gli Stati Uniti. C'è bisogno quindi, penso, dell'Italia, della Germania, del Brasile, insomma di queste grandi potenze che possono appunto avere una politica estera giuridica e possano e abbiano la capacità di trovare una soluzione. E allora, se questa è una situazione, come vi ho detto, in movimento, quale potrebbe essere una soluzione di compromesso? Nell'evento organizzato nel 2013 dal Ministero degli Esteri sulla riforma del Consiglio di Sicurezza, questa parola compromesso, diciamo, è stata un po' una parola chiave. Compromesso quale potrebbe essere? Ma, ad esempio, come anche sostiene l'Italia, istituire dei seggi dedicati ai paesi piccoli o medio piccoli. Voglio dire, non esiste al mondo che 5-6 paesi piccoli o medio piccoli siano membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, ma invece è utile che ci sia una rappresentanza dedicata ai paesi piccoli, quindi agli stati con meno di 1 milione di abitanti, e un seggio non permanente ovviamente per gli stati medi, quelli cioè fino a 10 milioni di abitanti. Considerate che ben 60 stati membri delle Nazioni Unite non sono mai diventati membri del Consiglio di Sicurezza. Quindi una proposta del genere, di avere un seggio dedicato agli stati piccoli e un seggio dedicato agli stati medio piccoli, sarebbe sotto un profilo elettorale molto importante per poter raggiungere la maggioranza dei 2/3 dei membri dell'Assemblea Generale richiesta per l'approvazione in Assemblea Generale di una proposta di emendamento della Camera. Un'altra idea potrebbe essere quella di delegare alle organizzazioni regionali il problema della scelta di futuri ed eventuali membri permanenti, nel senso che la riforma non dovrebbe prevedere in maniera nominativa, ad esempio, quali dovrebbero essere i 2 nuovi membri permanenti africani, ma potrebbe lasciare la questione all'Unione Africana. In questo modo non ci sarebbe l'attribuzione dei jure del, diciamo, del seggio permanente ad un determinato Stato,
ma l'assegnazione sarebbe all'Unione Africana o all'Organizzazione degli Stati Americani. Per quanto riguarda l'Europa, forse ci sarebbe qualche problema, ma si potrebbe pensare al Consiglio d'Europa. Per quanto riguarda l'Asia, i problemi sarebbero ovviamente maggiori, in quanto manca un'organizzazione regionale o continentale pan-asiatica. Però in questo modo, attraverso la delega alle organizzazioni regionali, in qualche modo verrebbe superato questo feticcio giuridico delle istituzioni di nuovi membri permanenti. Sì, sarebbero nuovi membri permanenti, ma sarebbero regionali. Poi ogni regione potrebbe decidere la metodologia da utilizzare. E per terminare, anche con riferimento al veto, ci sono delle proposte intelligenti che puntano in questo caso al rinvio della decisione tra 10 o 15 anni. Quindi questi nuovi membri permanenti, tra virgolette, regionali, non avrebbero immediatamente il diritto di veto, ma la questione non sarebbe risolta una volta per tutti, perché sarebbe prevista una conferenza, un foro negoziale, che dovrebbe essere convocata dopo 10-15 anni, nel cui ambito decidere non soltanto la sorte del diritto di veto eventuale dei nuovi membri permanenti, ma anche il destino del diritto di veto dei membri permanenti attuali, magari arrivando ad una limitazione generalizzata che possa prevedere che i membri permanenti vecchi e nuovi abbiano sì il diritto di veto, ma non possano ad esempio utilizzarlo quando il Consiglio di sicurezza deve affrontare delle crisi caratterizzate dalla perpetrazione di crimini di massa. E qui ritorna la politica estera giuridica ispirata a determinati valori di un contesto multilaterale. Vi ringrazio per l'attenzione.